Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Intanto vi informo che stamattina è già uscito un altro video e questo lo faccio uscire anche oggi perché comunque sia sarà un video cortissimo e quindi non mi sembrava il caso di caricarlo poi per conto suo il giorno dopo. Quindi avere un solo video di 4 minuti più o meno sarà quello che durerà questo video. Insomma, era un po' una scocciatura per quanto riguarda il mio modus operandi e quindi ho deciso di pubblicarlo oggi. Oggi, come avete detto al titolo, andremo a prendere Lunio e ora... Non so se è necessario fare una certa cosa prima, ovvero sbloccare Amplicamp nell'accampamento Blaster Steel, che in genere si sblocca dopo aver trovato la serratura Perdue, che comunque sia, ve lo dice il gioco dov'è, c'è la bandierina, voi la seguite e la trovate, quindi più facile di quello non si può. Non so se è necessario, perché parlando con lui vi dice che uno yokai che viene il principe della luna, che viene dalla luna, insomma, si trova in una megalopoli dello Yokai World. Io all'inizio ho detto, vabbè, sarà un altro Yokai, però perché ce lo segna in rosso? Così, cerca e ha scoperto che Lunio, oltre ad essere appunto uno Yokai, si trova appunto qui, nella torre del Papa Padrino. Quindi, che facciamo? Se ci andiamo con Nathan o con Luna non importa, io preferisco giocare col maschio, con Nathan, perché mi è più... congeniale, però se voi volete giocare con Luna non me ne frega niente, potete fare come vi pare. Andiamo al 13° piano, in teoria dovreste aver scoperto tutti quanti i piani, anche perché il 13° piano era un piano appunto chiave per quanto riguarda le missioni dei piani onirici del Papa Padrino. Quindi andiamo qui, eccolo qua, si trova su quello che era il set lunare, che poi in Blasters scopriamo che in realtà era tutto quanto una finta, era solo un set appunto, anche se pensavo fosse più grande di così. Ad ogni modo, io direi che possiamo provare a sfidarlo e a reclutarlo. Ovviamente userò il frutto proibito, però se voi volete avere una sfida più difficile e perdere ore ed ore ed ore sulle sfide giornaliere, fate come volete, per me non c'è alcun problema. Che noia, che noia! È tutto minuscolo qua giù. Il mio cielo stellato ha un sacco di roba molto più grande più toga. Cioè, sullo spazio dicono toga? Nello spazio? Da quale pianeta vieni tu? Ah, mi è venuta un'idea grandiosa. Non che non ne abbia sempre. Ehi, facciamo un gioco insieme, si chiama Battaglia. Se mi fai divertire abbastanza potrei addirittura farti visitare il cielo. Allora, che ne dici? Iniziare battaglia? Certo. Proprio quello che volevo sentire. Iniziamo! Ovviamente è lui. Questo dovrebbe essere, se non erro, stato aggiunto nella versione 3.0 di Yo-Kai Watch giapponese, o era esclusivo di Sukiyaki, non lo so. Vai, col frutto proibito. Homblu è crepato, per quale ragione sei andato KO, Homblu? Ah, non l'ho ricaricati dalla battaglia contro Chiara? Sì, ieri ho affrontato il drago azzurro, ma poi non l'ho ricaricato di yokai. Ho affrontato il drago azzurro perché l'avevo trovato appunto sul monte di Surracca Faccione, che era il rango S, c'era lui, ho detto vabbè, proviamo a reclutarlo. Proviamo con la pistola a fare qualche danno? Poi certe volte il gioco si incanta. Ah, cavoli, che schifo! Troppi audaci, no, già, ok, so chi eliminare a questo punto. E ovviamente va sul cuore. Poteva andare sul danno, no? Cavoli, pensavo fosse più veloce la cosa, ma a parte che lui picchia da far paura. Oltre 100 danni a colpo. Ma ci rendiamo conto? Guardalo! È assurdo! Amico mio, stai calmino. Mannaggia a te. Oh... Se Homblu menasse ora saremmo a posto. Ok, è incantato, a posto. Anche Homblu fa l'attacco scrauso. Niente, allora, devo aspettare. Si è già purificato. Non mi prenderà mai. Però comunque si è andato KO. Cavoli, ma è
non è tosto perché non menavano i miei yokai, ma lui mena. Lui non ha molta difesa, ma mena da far paura. Accidenti a te. A parte che oramai ho capito chi cambiare, so anche chi mettere. Lunio ti viene incontro. Col tuo potere potresti oscurare la luna. Vuoi fare amicizia con Lunio? Sì. Ma Luna ha quindi scritto piccolo? Lunio. Cioè, Terra va scritto grande, ma Luna va scritto piccolo solo perché è un satellite? Vuoi rinominare Lunio? Ma vediamo i soprannomi più che altro. Lunatico, certo. Neil. Lin. Ah, ok, Neil Armstrong, certamente. Eclipse e Remus. Oddio, Remus, ma non ho in mente da quale citazione possa venire. Yokai raro, non leggendario, ma va bene. Mi hai stralunato. Continua a lavorare sulle tue abilità e forse un giorno potrei portarti su a vedere il cielo stellato, non ti piacerebbe? Certo che ti piacerebbe, lo vorrebbero tutti. Ma solo se decido di portartici. Oddio, che ridere! Bello. Tu cosa guardi? Ti faccio paura? Ti faccio paura? Cavoli. Ehi, fammi ricaricare i miei yokai. A questo punto vediamo un po' le sue statistiche, che non mi sembrano sia chissà cosa. Però è molto veloce questo, sì, me l'aspettavo. La forza non ne ha molta a quanto pare, eppure. La sua dote però è Dono della Luna. Danneggia un nemico se entra in campo dalla riserva. Da dove dovrebbe entrare se non in campo? Meteor Pugno? Che cos'è? Attacco di Metagross, Meteor Pugno. 24 danni per 3. Ma non era vero per niente. Toglieva molto di più, toglieva. Alta tensione, atterraggio lunare. Evoca rocce lunari che potrebbero schiantarsi chissà dove. E infatti c'è il punto interrogativo. Quindi l'energy max che mi ha fatto appunto poc'anzi era del tutto casuale e quindi non era colpa sua. Un alleato con guardia lunare è protetto da una forza ultraterrena che ne aumenta le statistiche. Io mi sto chiedendo se portandolo al 99 effettivamente possa menare come stava menando i miei yokai, perché già è al 60. Ma se veramente Meteor Pugno fa 24 danni, non riportano i conti, non riportano affatto i conti. Però che devo fare? È così. Ad ogni modo, questo era come prendere Lunio, è facilissimo. Ripeto, non so se ci vuole appunto Amplicamp che compara la base Blasters, ma nel caso, se non lo trovate e non avete mai giocato a Blasters, allora sapete cosa fare. Bene, quindi per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!